In base al modello Abruzzo pubblicato dal Ministero dell'Agricoltura sulla Gazzetta Ufficiale in vigore dalla vendemmia 2023, alla 55esima edizione del Vinitaly, in programma dal 2 al 5 aprile a Verona, nell'area allestita dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, i 51 produttori abruzzesi metteranno in vetrina tutte le nuove annate in spazi brandizzati con le quattro appellazioni provinciali per le DOC d'Abruzzo: Colline Teramane, Colline Pescaresi, Terre dell'Aquila e Terre di Chieti. Diventa ufficiale anche a livello di immagine e di comunicazione la svolta epocale che sta vivendo l'enologia regionale, hanno evidenziato oggi, incontrando la stampa, il vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente e il neopresidente del consorzio Alessandro Nicodemi. Complessivamente sono circa 100 le aziende abruzzesi che partecipano al Salone Internazionale dei Vini e Distillati, 300 le etichette in degustazione all'Enoteca regionale, a cui si aggiungono le referenze delle singole cantine. Far conoscere e apprezzare sempre di più la qualità dei prodotti abruzzesi è la nostra mission, ha detto il vicepresidente Imprudente. Bene precisare anche e ricordare che queste vetrine, questi appuntamenti sono importanti a livello promozionale, non solo per il vino ma anche e soprattutto per promuovere quello che è il valore del nostro territorio. Dietro una bottiglia di vino c'è identità, c'è storia, cultura, tradizione, e noi stiamo puntando molto sulle fiere, sugli eventi internazionali per far crescere complessivamente il brand Abruzzo e ovviamente anche il valore del nostro vino, perché andando nei mercati che tirano, che hanno forza economica, riusciamo a dare il giusto valore al nostro prodotto, che ha una eccellenza assoluta e che il valore medio è sostanzialmente qualitativamente superiore agli altri. Tante le iniziative in programma organizzate in collaborazione con il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, e con Slow Food, ha annunciato il presidente Nicodemi. Appuntamenti cruciali, diciamo, per noi come consorzio sono un primo evento in partnership con la Regione Abruzzo, un convegno sull'Abruzzo sostenibile. Un secondo appuntamento fondamentale per noi sarà la presentazione ufficiale del modello Abruzzo, e un terzo appuntamento presentiamo questo progetto che si chiama FAI Percorsi Slow, che è l'unione del FAI, che sappiamo tutti che cos'è, con l'apertura quindi di queste dimore storiche, il coinvolgimento di Slow Food con i presidi, quindi queste particolarità agroalimentari solo nostre, e ovviamente il vino.